Radio Radicale, siamo col deputato del Movimento 5 Stelle Giovanni Russo per parlare di Camorra dopo il tragico attentato di qualche giorno fa che ha visto perdere la vita una giovane ragazza. Allora, ieri c'è stata un'importante manifestazione a Napoli. Qual è oggi la situazione dell'ordine pubblico in questa città e soprattutto volevo sapere se lei è preoccupato dopo i proclami dell'ultimo periodo. Tra l'altro abbiamo visto che anche il presidente dell'antimafia ha lanciato un grave allarme. Sì, allora innanzitutto buongiorno e ci tengo tantissimo a dimostrare la mia vicinanza a tutte quelle che sono le vittime di Camorra, ai loro parenti che anche in questa occasione non hanno perso il tempo, insomma, e si sono prodigati per stringersi intorno alla famiglia di questa ragazzina che è stata appunto colpita all'interno di questa sparatoria che c'è stata. L'emergenza della Camorra in Campania è stata sempre molto sentita, è stata sempre affrontata anche in maniera buona, in maniera professionale da parte degli enti statali, dell'ente dello Stato, insomma, la prefettura, la procura, la questura, e noi ci teniamo tantissimo ad essere vicino alla popolazione. Ovviamente questo che cosa comporta? Anche quando c'è stata una manifestazione ieri di solidarietà alla ragazzina, appunto noi abbiamo visto che tanti esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati presenti, da semplici cittadini, senza bandiere, senza strumentalizzazioni. Il rischio di una recrudescenza del fenomeno camorristico sul nostro territorio è reale in quanto la Camorra sta cambiando. In questo momento lo Stato ha un vantaggio strategico nella capacità di reprimere il fenomeno criminoso. Quindi questo che cosa comporta? Che ci sono sempre nuovi arresti, sempre decapitazioni di quelli che sono i vertici criminali, e questo che cosa comporta? Comporta che si abbassa sempre di più il livello del potere criminale, che si va appiattendo sempre di più verso la base, e questo fa sì che i gruppi sul territorio siano sempre maggiormente in lotta tra di loro e che quindi aumentino di converso la violenza delle loro azioni criminali. Quindi mentre prima c'era una struttura più verticistica che consentiva un maggiore controllo da parte dei gruppi criminali di queste bande armate che costituiscono la loro base, in questo momento, poiché questi vertici vengono continuamente arrestati, continuamente decapitati, questi gruppuscoli che si vengono a formare in maniera quasi come se fosse della polvere che si aggrega, insomma, fa sì che ci sia sempre maggior crudezza e maggior violenza proprio per combattersi tra di loro e per affermare il gruppo di questi, il potere criminale di questi gruppi che piano piano si formano ma allo stesso tempo si sfarina. Ovviamente questo significa che l'attenzione degli organi inquirenti deve essere sempre altissima, perché noi siamo in una diversa formazione proprio antropologica del sistema criminale camorristico. Questo ovviamente nella città di Napoli, perché in provincia è un altro discorso. Quello è un affarismo criminale molto più simile a quella che è la struttura tipo dei Casalesi oppure della mafia, dove la struttura verticistica viene mantenuta. Sì. Allora, noi abbiamo visto che ci sono stati un paio di mesi fa, degli attentati dinamitardi, e l'ultimo dei quali alla periferia di Napoli aveva coinvolto anche una celeberrima pizzeria. Subito dopo c'era stato un allarme, era venuto Salvini. Tra quell'attentato e i fatti dell'altro giorno, che cosa è cambiato secondo lei, al di là della strategia dei gruppi camorristici che mi ha illustrato prima, che li vedono in difficoltà? Allora, la strategia in realtà non è cambiata. Stiamo parlando di diversi gruppi criminali. Ovviamente ogni gruppo aveva la sua strategia, perché le bombe rispondevano ad un'esigenza, questo tipo di evento criminale rispondeva ad un'altra esigenza. E noi questo dobbiamo guardare. La Camorra non è una struttura. Noi siamo abituati a pensare forse in maniera un po' cinematografica, no? Che ci sia una struttura criminale che sia come un'azienda, insomma. In realtà non è assolutamente così. Ci sono questi gruppi criminali, almeno nel napoletano, sono molto fluidi, sono molto liquidi, proprio perché l'azione dello Stato continuamente a decapitare, a togliere questi capi da mezzo. Sì. E quindi le seconde linee cominciano a prendere il potere, e una volta eliminate le seconde linee cominciano le terze linee,
fino ad arrivare a gruppi di ragazzini che, non avendo più capi, automaticamente sono ingestibili e quindi di conseguenza si creano questi. Ecco, lei non avrebbe nessun tipo di critica da rivolgere al Ministro dell'Interno su quello che sta accadendo, oppure ritiene che abbia fatto bene? Allora, il discorso è questo. Gli organi presenti sul territorio sono sempre e si sono sempre distinti per il loro impegno e per le loro capacità di sapere amministrare bene le situazioni reali. Ovviamente l'unica cosa che si può dire è che questi organi che si prodigano una continuazione per reprimere il fenomeno criminale hanno sempre bisogno di più mezzi, più uomini e più capacità operative. E questo ovviamente deriva sempre dai fondi, cioè con il governo del cambiamento, con il governo Conte, di cui anche il ministro Salvini fa parte, noi ovviamente ci stiamo impegnando affinché la tutela dell'ordine pubblico, che è una delle sicurezze primarie ovviamente che riguardano i cittadini, siano garantite al meglio, soprattutto in un territorio particolarmente complicato come quello campano, come Napoli e il suo hinterland. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il deputato Giovanni Russo del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi.